disegni tribali, figure orientali, simboli e volti, espressioni della fantasia e della creatività dei maestri dell'arte del tatuaggio. Da venerdì 12 fino a domenica 14 maggio, la mostra d'Oltremare ospiterà l'International Tattoo Fest 2017, presentato questa mattina al PAN, con 300 tatuatori esperti da ogni parte del mondo. Sarà un'occasione singolare di confronto fra le tecniche e i gusti di questa ormai diffusa espressione della body art, che prevede anche un calendario di competizioni fra artisti. Tatuatori provenienti da tutto il mondo, dalla Polinesia, dall'Argentina, dal Giappone, dall'America, tutta Europa e i migliori tatuatori italiani che tatueranno tutti e tre i giorni, quindi una vera e propria galleria d'arte vivente. La sera ci saranno i contest, gli attesissimi contest, quindi ci saranno varie categorie. E ogni tatuatore esibirà il proprio cliente che mostrerà il suo tatuaggio, che poi verrà giudicato da una giuria e alla fine il più bello vincerà dei premi. Nel giardino dei Cedri il circo dei tatuatori darà spazio a graffitisti e disegnatori. In programma anche musica dal vivo e un'area per gustare cibi della tradizione partenopea. Per i visitatori ci sarà anche la possibilità di cimentarsi nel disegno dal vivo. Al festival sarà ricostruita in una sala una parte della scuola, della Inform of Art, all'interno della quale gli allievi della scuola e i visitatori del festival si potranno cimentare nel disegno dal vero del modello vivente, perché saranno presenti i maestri della scuola che spiegheranno le tecniche del disegno dal vero. Io svolgerò una performance di 6 metri intitolata Ecce Homo e ci sarà anche la presenza della casa editrice che insieme alla scuola ho fondato diversi anni fa, che è la Douglas Edizioni. E sarà presente Simone Prisco, uno degli autori. Una festa per i ragazzi, ma non solo, una festa per tutti gli appassionati di questo genere e soprattutto, se proprio questo momento deve incontrare dei ragazzi, anche e soprattutto per accompagnarli ad un'esperienza fatta in massima sicurezza e fatta all'insegna della qualità e della professionalità. Questo è un aspetto molto bello che mi piace di questa esperienza. Dall'altra parte, un luogo della nostra città, la Mostra d'Oltremare, che quindi continua a potenziare la sua offerta al pubblico di napoletani e non solo, per poter vivere gli spazi della mostra come un grandissimo parco. Infatti non soltanto espositori e stand legati all'arte del tatuaggio, ma anche tanti momenti di musica e di laboratori. Questo è l'insegna di un maggio, il maggio dei monumenti della città di Napoli, ed un lavoro, il lavoro di squadra, tutta la giunta dei Magistris, che vuole potenziare l'offerta non soltanto culturale, turistica, ma creativa e rigenerativa del nostro territorio.